La parola al Ministro degli Interni, signora Luciana Lamorgese. Signor Presidente della Repubblica, desidero rivolgerle un deferente saluto e un sentito ringraziamento per la sua presenza alla cerimonia odierna commemorativa delle stragi mafiose che insanguinarono la città di Palermo 30 anni fa. L'uccisione di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo, di Paolo Borsellino e del personale di polizia addetta alla sua scorta, che voglio ricordare per nome: Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Lasciò sgomento e incredulo l'intero paese. In quel frangente in cui la Repubblica era stata colpita al cuore, il solo pensiero di riuscire a sconfiggere definitivamente la mafia poteva sembrare un'utopia irrealizzabile. Chi ha vissuto quelle ore drammatiche ha provato, seppur per poco, un sentimento di desolazione dinanzi ad un nemico mai prima di allora così feroce. Ma come ebbe ad affermare il ministro della giustizia dell'epoca, gli eccidi di Palermo divennero il peggior investimento della mafia siciliana. Il grido di dolore e di protesta che si è levato dagli italiani liberi e onesti è diventato passione, movimento e azione. E da quel movimento si dispiegò un nuovo importante processo di ammodernamento dell'impianto normativo antimafia. Ad un attacco di inaudita violenza si rispose con misure mai viste, ancora oggi patrimonio del nostro Paese, ammirato e studiato in tutto il mondo. In questi 30 anni, giorno dopo giorno, grazie ad un nuovo slancio etico e morale delle coscienze e agli importanti provvedimenti adottati dal Parlamento e dal Governo, il perseguimento di quella che aveva i connotati di una remota utopia ha consentito in realtà di ottenere risultati straordinari. Dopo questi eventi, infatti, la legislazione antimafia ha messo in campo sempre nuovi e più efficaci strumenti, attingendo alla stessa esperienza investigativa di Falcone e Borsellino e alle loro coraggiose intuizioni, come la Procura Nazionale Antimafia, ora anche Antiterrorismo, e alla DIA, contro l'accumulazione patrimoniale delle consorterie malavitose. Sono stati poi messi in campo strumenti di grandissima efficacia, rafforzando la strategia della legge Rognone La Torre nel contrasto all'aggressione dei capitali illeciti. E nella stessa prospettiva il codice antimafia del 2011 ha contribuito ulteriormente a contrastare la potenza finanziaria delle organizzazioni criminali. Tutto ciò testimonia che le mafie possono essere sconfitte colpendoli in quello che è l'emblema della loro protervia, il denaro. Oggi il modello italiano di prevenzione e contrasto trova significativo apprezzamento anche al di fuori dei confini nazionali. Ci attende una stagione di ingenti finanziamenti e investimenti di risorse pubbliche che può rappresentare un'occasione di rilancio di nuove opportunità per il nostro Paese. E l'impegno di assicurare che i flussi finanziari legati all'attuazione del piano di ripresa e resilienza vengano schermati dalle ingerenze e dai condizionamenti criminali. In un mondo globalizzato,
le mafie agiscono su piani molteplici, proiettandosi al di fuori della dimensione nazionale. Per tale ragione è necessario stringere alleanze tra Stati, negoziare patti per costruire una risposta comune a un nemico che prospera negli spazi lasciati senza presidio. Il rafforzamento della cooperazione internazionale di polizia e in materia giudiziaria è alla base della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, firmata proprio a Palermo 22 anni fa. Cooperazione tanto più necessaria oggi, atteso che la dimensione cibernetica, annullando i confini, allarga l'area del rischio criminale. L'istituzione della Procura europea a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea rappresenta un ulteriore tassello della strategia volta a colpire le finalità criminali delle mafie. E la presenza in quest'Aula anche dei procuratori generali degli Stati membri del Consiglio d'Europa appare ai miei occhi il più significativo omaggio all'eredità intellettuale e morale di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Si parla spesso, anche in circostanze come queste, di dovere della memoria, non solo per ricordare il passato, ma per costruire il presente e immaginare il futuro. Con lo sguardo ai nostri modelli e ai nostri migliori esempi, ciascuno di noi è chiamato ad un impegno concreto e quotidiano. Dobbiamo essere costruttori di identità, autori di scelte consapevoli a favore del bene comune, sempre guidati dall'etica della responsabilità. La mafia è un metodo, è un comportamento di prevaricazione, di violenza, di intimidazione. E per combattere un metodo è necessario porgli un altro metodo, connotato da caratteristiche del tutto antitetiche. E il metodo giusto è quello che ci ha insegnato, che ci è stato insegnato da Falcone e Borsellino, simboli di legalità, di intransigenza, di coraggio, soprattutto quando la loro determinazione riscuoteva dissensi più che consensi. È anche su questi esempi, su questi modelli, che si regge un ordinamento democratico come il nostro, che deve necessariamente poggiarsi su stabili pilastri valoriali a cui poter ricorrere nei momenti di crisi. Lo abbiamo visto negli ultimi due anni, caratterizzati dall'emergenza pandemica, o in queste ultime settimane, in cui una guerra insensata si è affacciata sul nostro continente. Perché, come lei ci insegna, signor Presidente, sono le democrazie ad avere sempre le risorse giuste per affrontare anche i peggiori momenti di crisi, perché è nella libertà di ciascuno che va trovata la forza e anche la creatività per affermare quotidianamente i valori che fondano il vivere civile. È sulla base di queste premesse, quindi, che dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per far assumere all'utopia i contorni di una realtà concreta e tangibile, nella consapevolezza che i risultati raggiunti fino ad oggi non devono illuderci di una vittoria già ottenuta. Perché combattere le mafie altro non è che riaffermare quotidianamente i valori di libertà che fondano la nostra Costituzione, attingendo alle altissime risorse morali, civili e culturali di cui il nostro Paese dispone. Grazie.